Nella sala udienze del Tribunale Amministrativo Regionale all'Aquila si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2023, con una dettagliata relazione del Presidente davanti ad esponenti della politica e del mondo delle associazioni, dove in particolare è stata dettagliatamente illustrata la legge 130 dell'agosto 2022, che ha modificato l'ordinamento della giustizia tributaria. L'occasione è stata propizia anche per fare il punto sui dati relativi ai reati tributari più frequenti. Presidente, quanto è importante la lotta all'evasione? La lotta all'evasione è importantissima perché fin quando ci sarà evasione fiscale, purtroppo l'Italia sarà sempre una nazione non competitiva con le altre nazioni europee. Pagare le tasse, pagare il giusto, le tasse naturalmente è un atto dovuto da tutti quanti i cittadini. Poi naturalmente bisogna pagare, ma come dicevo prima, il dovuto, e per questo ci sono le corti di giustizia tributarie che devono valutare proprio questo, se il cittadino deve o non deve pagare una determinata imposta. Queste sono occasioni tipo vetrina dove mettere in risalto alcuni numeri importanti. Quali sono le peculiarità di questa giornata? Le peculiarità di questa giornata è questa qui, che anche quest'anno posso veramente con piacere dire che continua il trend positivo che vede la Corte di Giustizia Tributaria Abruzzese tra le più prolifiche, perché noi riusciamo medialmente ad abbattere più del 10% dell'arretrato. Per quanto riguarda il personale? Questa è una nota dolente, perché il personale sia amministrativo sia il personale giudicante purtroppo è carente. Ci sarebbe bisogno di immissioni di nuovi giudici, però su questo anche c'è un aspetto positivo, perché l'anno scorso è stata approvata un'importantissima legge di riforma e saranno, quindi la giustizia verrà amministrata da giudici professionali solo esclusivamente addetti all'ambito tributario, e le cose quindi dovrebbero migliorare.